Benvenuti ragazzi a questa nuova video lezione. Continuiamo a parlare della subordinata relativa. Già sapete che la proposizione subordinata relativa è collegata alla reggente mediante un pronome oppure un avverbio relativo. In questa video lezione capiremo che la proposizione subordinata relativa può essere propria oppure impropria. La subordinata relativa propria si ha quando il pronome non svolge nessun'altra funzione, mentre la subordinata relativa impropria è quella in cui il pronome relativo svolge anche un'altra funzione. Guardate questo esempio: mi serve qualcuno che mi aiuti, il che è un pronome relativo. Però se lo analizzo mi diventa mi serve qualcuno affinché mi possa aiutare. E se ricordate le parole magiche per ciascuna subordinata fino ad oggi studiata, ricordate che affinché è legata alla subordinata finale. Quindi in questo caso abbiamo che mi aiuti è una subordinata relativa finale. Quindi quando svolge un'altra funzione richiamando un altro tipo di subordinata, in questo caso si parla di una proposizione relativa impropria. Quindi nell'analisi del periodo andremo a scrivere subordinata relativa finale. Andiamo quindi a vedere alcuni esempi. Invidio Elena che è in vacanza. Usiamo la parola magica dal momento che è quella che mi richiama la subordinata causale, e quindi avrò invidio Elena dal momento che è in vacanza. In questa proposizione che è un pronome relativo, quindi avremo che in vacanza subordinata relativa causale. Altro esempio, chiamerò un idraulico che ripari il bagno. Qui il che è un pronome relativo, ma lo posso sostituire anche con affinché, e affinché mi richiama la subordinata finale. Quindi chiamerò un idraulico affinché mi ripari il bagno. Quindi che ripari il bagno è una subordinata relativa finale. Un altro esempio, li ho incontrati che uscivano. Quindi li ho incontrati mentre uscivano. Anche qui abbiamo un che è un pronome relativo, ma che ha la funzione temporale. In questo caso diremo che uscivano è una subordinata relativa temporale. Quindi la subordinata relativa impropria riguarda quelle proposizioni relative che hanno anche la funzione di subordinata causale, di subordinata finale, di subordinata temporale, di subordinata concessiva e infine di subordinata consecutiva. Ti chiedo di fermare il video e di analizzare queste frasi.